Sala Lucania, spaccio di stupefacenti, 5 arresti all'alba. Sala Consilina, insediata la Commissione Pari Opportunità, ieri sera l'elezione del direttivo Rosa Mega Presidente. Randagismo, la sorte dei cani nel Vallo di Diano, in bilico tra abbandono e solidarietà. Padula, al liceo Pisacane, tante attività extracurriculari grazie ai progetti PON. Sanza, sabato 25 gennaio, corso di formazione per l'uso del defibrillatore su adulti e bambini. Buongiorno e bentrovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. Apriamo con la cronaca. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito un provvedimento, provvedo, provvedimenti cautelari nei confronti di cinque persone indagate per spaccio di sostanza stupefacente. I particolari dell'operazione sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Avevano come base di spaccio un circolo ricreativo con la droga smerciata anche dinanzi le scuole. Per tre di loro e per un marocchino si sono aperte le porte del carcere di Vallo della Lucania per il blitz concluso stamani dai carabinieri della locale compagnia. Agli ordini del capitano Anarita D'Ambrosio, con l'ordinanza firmata dalla Procura della Repubblica, con sei misure cautelari, con anche due obblighi di dimora per un Vallese e per un altro marocchino. Per tutto il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, droga venduta in vari casi anche a minorenni con le indagini durate diversi mesi e che sono state avviate dai militari dell'arma della compagnia vallesi diretta all'epoca dal capitano Mennato Malgiri. Oltre 30 i riscontri per lo spaccio con l'operazione che ha portato al sequestro di circa 2.000 euro in contanti e di circa 7 kg di differenti sostanze stupefacenti, hashish, cocaina e marijuana, di materiale per il confezionamento ed un un bilancino. Un duro colpo al fenomeno dello spaccio nel Cilento e una ventata di rassicurazione alla popolazione ha tenuto a specificare il procuratore del Tribunale di Vallo della Lucania Antonio Ricci. E ascoltiamo ora le interviste realizzate a margine della conferenza stampa in procura. Erano monitorati alcuni soggetti e eh, dopo aver ovviamente osservato un determinato tipo di operazioni eh, veniva subito riscontrato mh, col possesso di sostanza sovracente che l'acquirente aveva in qualche modo indosso l'avvenuto scambio ecco questo ovviamente quindi eh, poiché ci sono diversi scambi che sono stati in qualche modo effettuati in, questi, in questo periodo dicevano che non è stato breve abbiamo potuto quindi in qualche modo formarci l'idea e fondare ovviamente una richiesta di misura cautelare da rivolgere al GIP di Santa Maria eh, di, di, di Vallo della Lucania proprio su questo tipo di fenomeno. A noi serve anche mandare un messaggio, cioè come dire, non è soltanto la constatazione del lavoro fatto e della, della bontà del lavoro fatto dall'arma dei carabinieri, dal mio modestamente anche dal nostro ufficio, dal mio ufficio, ma è per dare un segnale ovviamente alle, soprattutto come dire, alle famiglie cilentane che in qualche modo questo tipo di fenomeno è preso in considerazione e assolutamente valutato come importante, come prioritario da parte nostra, da parte dell'arma dei carabinieri e questo per noi è fondamentale. Abbiamo eh, svolto una serie di riscontri, quindi eh, in questa circostanza non si tratta esclusivamente di droga parlata in gergo tecnico, bensì eh, l'attività di riscontro che hanno fatto i carabinieri eh, di Vallo e di Castelnuovo Cilento è stata eh, costante nel tempo nel, nello svolgimento dell'attività investigativa. Diversi assuntori sono stati individuati e eh, per loro è scattata la segnalazione alla prefettura senza l'articolo 75 del DPR 309 del 90. Eh, devo dire che l'attività è nata um, uh, nell'attività di controllo del territorio, quindi eh, la stazione competente per territorio ha rilevato eh, qualcosa di anomalo nella zona e ha fatto scattare le indagini che ci hanno condotto poi oggi eh, all'esito fruttuoso. Beh, eh, il messaggio che posso lanciare è sicuramente sul disvalore totale di, di nell'assunzione di sostanze stupefacenti, soprattutto perché al di là del, dello sballo del momento eh, ci sono tantissime eh, conseguenze che può, eh, a cui può portare un gesto del genere, soprattutto alimentare quello che è un mercato dannato eh, che sta dietro allo spaccio e quindi che eh, garantisce un, un sistema uh, di licita particolarmente diffuso. Le indagini hanno avuto inizio appunto dal controllo del territorio. In sintesi, si tratta dell'occhio attento dei militari, in particolare del comandante di stazione, che hanno notato un insolito via vai nei pressi di un locale che ora non è più attivo naturalmente. Da lì sono iniziati dei servizi di osservazione, sono partiti poi i primi riscontri e c'è stato l'approfondimento con un'indagine ancora più articolata che poi ha portato ai risultati di oggi. Parliamo ora di randagismo. Si continuano ad abbandonare nel vallo di Diano i cani, una pratica sconsiderata che spesso significa purtroppo anche la morte degli animali, altre volte fortunatamente invece vengono salvati grazie a tante persone di buon cuore. Vediamo. Abbandonare gli animali al loro destino è una pratica che non passa mai di moda. Sono di questi giorni gli ultimi episodi segnalati nel Vallo di Diano. Questa mattina a Silla di Sassano sette cagnolini sono stati recuperati e sono fortunatamente in buone condizioni in località Galdo da Antonietta d'Andrea dell'associazione Il Vallo a quattro zampe. Un'altra cagnolina è stata soccorsa qualche giorno fa dall'Asla a Padula in località Fontana dei Merli. Sono solo alcune delle storie tristi che vedono quotidianamente gli animali vittime di persone sconsiderate. La piaga della abbandono del randagismo è una delle due facce della stessa medaglia. Il Vallo di Diano infatti è fatto anche di belle storie di volontariato e solidarietà. Una di queste arriva da Monte San Giacomo, un cucciolo di cane, una femmina. Qualche sera fa ha bussato alla porta di un ragazzo del posto in cerca di affetto. Non potendola tenere, il ragazzo ha chiesto aiuto tramite i social attivando la catena di sensibilità. Se ne è fatto carico Angelo Caporrino, un privato cittadino che da anni, con mezzi propri e tanta dedizione, si occupa di cucciole abbandonate a se stessi. Lo ha portato presso un ambulatorio veterinario. La cagnolina sta bene, dopo i controlli sanitari e i vaccini, ora è in adozione. Ci sono poi le storie che hanno lieto fine grazie alla sensibilità di Domenico del Gai, dateggiano, che si occupa ogni giorno di casi anche disperati. Ne citiamo uno su tutti, il più eclatante, quello di Gaia, la cagnolina diventata simbolo della crudeltà umana. È stata infatti presa a fucilate lo scorso anno a Sala Consilina mentre era incinta. L'abbandono per molti animali equivale ad una condanna a morte. Tutto questo potrebbe essere evitato, assicurano dall'associazione Quala Zampa F, rispettando le leggi vigenti. Infatti i cuccioli non possono essere regalati. Chi ama gli animali li affida solo a chi è in grado di prendersene cura e muniti di microchip e libretto sanitario. Dopo pochi giorni o pochi mesi, molti dei cani regalati li ritroviamo in strada, dicono, e non sempre sopravvivono, come dimostrano i due cuccioli di cane trovati morti nei giorni scorsi a Montesano sulla Marcellana, ritrovati senza vita in aperta campagna, e la sorte non è stata clemente neanche per sette cani trovati morti a Sala Consilina in località Santa Lucia. In questo caso, vittime della crudeltà umana, pare siano stati avvelenati con l'umachicida. In tutti i casi di avvelenamento, sospetto avvelenamento, la denuncia va fatta tempestivamente, dicono da qua la Zampa F. Non basta la segnalazione sui social. Le autorità sanitarie dovranno valutare le circostanze e la messa in sicurezza dell'aria, infatti, perché la presenza di esche è estremamente pericolosa sia per gli altri cani che per i bambini che potrebbero ingerirle. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un cittadino dello Sri Lanka senza fissa dimora nulla facente, responsabile di rapine e lesioni personali ai danni di una pensionata del posto. Il soggetto, armato di coltello, aveva sottratto la borsa della malcapitata che ha riportato una ferita da taglio alla mano sinistra con lesione tendine aggiudicata con prognosi di 30 giorni. Lo straniero dopo la rapina è stato inizialmente inseguito da alcuni passanti e subito dopo bloccato dai militari dell'arma. Ora si trova presso la casa circondariale di Salerno. E andiamo ora a Sala Consilina, ma cambiamo argomento perché nella serata di ieri si è insediata la nuova commissione pari opportunità del comune di Sala Consilina. Nel primo incontro sono state definite le cariche e Rosa Mega è stata eletta presidente. Vediamo. Entra in piena attività la commissione pari opportunità di sala Consilina che, nella serata di ieri, alla presenza del sindaco Francesco Cavallone e della consigliera delegata Rosa Melillo, si è insediato ufficialmente con la definizione anche delle cariche ed una prima panoramica sulle attività da realizzare in ambito delicato e di strettissima attualità che richiede competenze e determinazione. Una squadra già carica e pronta per la sfida a cui è stata chiamata. Dopo la nomina dei componenti dello scorso ottobre, con la scelta ricaduta sui nomi per la maggioranza di Rosa Rosa Mega, insegnante, Giovanna Colucci farmacista, Katia Pafundi, responsabile del centro antiviolenza retusa e Rosi Pepe avvocato, queste ultime già impegnate attivamente nel campo delle pari opportunità e per la minoranza di Gerardo Abatechechi Lederminia Pinto per Salesi e Roxana Larmini per il gruppo Sala ai Cittadini. Ieri sera la riunione che ha formalizzato anche l'inizio delle attività con la definizione delle cariche in seno alla Commissione. Alla guida del gruppo ci sarà l'insegnante Rosa Mega che è stata scelta come Presidente. Della commissione. Ad affiancarla nel direttivo ci saranno Roxana Larmini, eletta vicepresidente, mentre Gerardo Abatechechi le ricoprirà il ruolo di segretario. Felice per l'avvio dell'attività della commissione la consigliera delegata Rosa Melillo, che ha seguito da vicino le attività che hanno poi portato alla definizione della commissione. Sono più che soddisfatta, dichiara Melillo, per l'ufficiale insediamento della Cpo. In un clima collaborativo e disteso è stato eletto il direttivo e abbiamo già abbozzato idee sulle attività attività e le iniziative da svolgere. Credo fermamente nella commissione continua e nell'importanza del suo ruolo. Tutte le attività saranno volte ad abbattere qualsiasi barriera di discriminazione verso le fasce più deboli. Il mio appoggio, sottolinea in conclusione Rosa Melillo, sarà incondizionato ed auguro a tutti buon lavoro. Pronta alla sfida la Presidente della Commissione Rosa Mega. È un grande onore, dichiara, presiedere la Commissione e ringrazio tutti i membri per la fiducia accordatami. Ritengo che mai, come in questo difficile e lacerato momento storico, sia necessario portare al centro del dibattito politico e civile il tema delle pari opportunità per la tutela della dignità della persona. Sono certa, continua, che la Commissione saprà svolgere un lavoro concreto ed efficace tale da renderla un presidio attivo non solo nel comune di Sala Consilina ma su tutto il territorio. Ci spostiamo ora negli Alburni dove giovedì scorso il Consiglio Comunale di Corleto Monforte ha dato il via libera alla Costituzione del Forum dei Giovani. È stato infatti approvato all'unanimità dei presenti il regolamento per la sua Costituzione. Anche i giovani di Corleto Monforte a breve saranno parte integrante della vita politica del comune. Su iniziativa del consigliere Maurizio Capozzolo è stato approvato il nuovo regolamento per la costituzione del Forum dei Giovani. Con delibera di Consiglio comunale a voti unanimi lo scorso giovedì 16 gennaio l'Assisi ha approvato il regolamento, seppur siano stati sollevati alcuni dubbi da parte della minoranza. Alla fine però tutti i presenti hanno concordato sull'importanza dell'istituzione dell'organo. A breve quindi anche a Corleto Monforte i giovani saranno chiamati ad essere parte attiva nella comunità, cercando anche di fungere da anello di congiunzione tra l'amministrazione comunale e il mondo dei giovani e della società. Dopo un lunghissimo periodo di assenze, i ragazzi torneranno a far parte della vita politica del Paese. Nel 2007, infatti, l'allora amministrazione comunale, sempre guidata dal sindaco Antonio Sicilia, aveva approvato il regolamento per la costituzione della consulta dei giovani, organo che si poneva orientativamente le stesse finalità del forum dei giovani, ma che, come ricordato dallo stesso primo cittadino nel corso del Consiglio Comunale, risultava ormai inattivo da tempo. Da qui la decisione di riprendere il progetto di coinvolgimento dei ragazzi alla vita politica e sociale del paese, attraverso la costituzione di un organo a cui demandare specifici compiti, anche in ottica di responsabilizzazione della nuova generazione nell'impegno a favore della propria comunità. Nel corso del Consiglio comunale pare che siano stati sollevati alcuni dubbi da parte della minoranza, in special modo il riferimento al ripetimento dei fondi per la realizzazione di progetti e iniziative adottate dal forum. Inoltre la minoranza chiedeva anche di approvare una revoca degli atti legati all'istituzione della consulta, organo che oggi dovrebbe essere sostituito dal forum. La discussione sul tema si conclude con l'approvazione all'unanimità del regolamento proposto dal consigliere capogruppo di maggioranza Maurizio Capozzolo, che porterà quindi a breve alla costituzione dell'organo che apre alla partecipazione attiva di tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 34 anni. Parliamo ora di scuola. Il liceo Carlo Pisacane di Padula, diretto dalla professoressa Liliana Ferzola, oltre ad offrire un percorso qualificato con diversi indirizzi di studio, quali il liceo scientifico ordinario, il liceo delle scienze applicate, il biomedico, il liceo quadriennale, eh, garantisce anche un ampio ventaglio di attività extracurriculari e momenti di sensibilizzazione che vanno a completare la formazione dei ragazzi i progetti con eh, la professoressa Giovanna D'Alessio. Ascoltiamola. Il liceo Pisacane, oltre ad una ricca offerta formativa curriculare, eh, offre anche una vasta gamma di attività extracurriculari ehm, che eh, devo dire eh, organizza con molta cura ed attenzione perché le attività extracurriculari rappresentano il fiore all'occhiello di una scuola, quindi un elemento altamente caratterizzante di una scuola. Abbiamo dei progetti che eh, mirano allo sviluppo, al potenziamento delle competenze di base, quindi eh, corsi, eh, moduli formativi di italiano, matematica, lingue. Questi ultimi sono finalizzati al eh, conseguimento delle certificazioni linguistiche. Eh, poi abbiamo eh, progetti che eh, riguardano l'inclusione sociale, e la lotta al disagio. Eh, poi il Pisacane guarda anche al post diploma dei nostri alunni, quindi eh, organizziamo moduli formativi eh, che mirano a potenziare la preparazione per eh, sostenere i test di accesso alle facoltà universitarie in ambito scientifico. Abbiamo ancora progetti eh, che offrono percorsi di alternanza scuola-lavoro, sia in Italia, eh, quindi nel nostro comprensorio eh, dove abbiamo, eh, oltre, abbiamo convenzioni con oltre 20 aziende sia pubbliche che private e eh, anche percorsi di alternanza scuola lavoro all'estero. Poi eh, abbiamo ancora eh, progetti organizzati sempre dal nostro istituto, il progetto di legalità open coesione che la scuola sta realizzando in collaborazione con il Museo eh, Gio Petrosino e poi abbiamo un importante e molto interessante progetto eh, sempre sulla legalità eh, che si chiama Un giorno in Senato. Eh, i ragazzi, questo è un progetto che è partito l'anno scorso con una classe e questi ragazzi hanno formulato una proposta di legge che è risultata tra le migliori, è stata scelta tra le migliori in Italia. Pertanto quest'anno i ragazzi entranno, si recheranno in Senato dove eh, saranno lì per qualche giorno, incontreranno i nostri parlamentari con i quali discuteranno di questa proposta di legge. Liceo Pisacane guarda con attenzione anche alle, alla valorizzazione delle eccellenze pertanto eh, sono partecipiamo a diverse olimpiadi, facciamo partecipare i nostri ragazzi alle olimpiadi di matematica olimpiadi di fisica giochi della chimica eh, proprio l'altro ieri ehm, si è svolta la prima manche di un progetto di matematica applicata organizzato dalla, promosso dalla Università Cattolica del Sacro Cuore eh, olimpiadi di italiano, i colloqui fiorentini eh, insomma è veramente una cucina di attività eh, formative. Eh, abbiamo veramente a cuore la formazione dei nostri alunni e quello che ci tengo a dire è, è l'entusiasmo col quale i nostri alunni accolgono le nostre proposte e questo secondo me è il vero successo eh, del nostro lavoro e quindi della nostra scuola. E ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG, sabato prossimo 25 gennaio nuova iniziativa legata alla salute a Sansa, questa volta però finalizzata alla formazione di personale per l'uso del defibrillatore semiautomatico e per le manovre di primo soccorso salvavita, sabato 25 gennaio presso il centro di educazione ambientale di località Salem, corso di BLSD e di PBLSD. Vediamo. L'importanza del tempo limitato di 5 minuti la si può comprendere solo seguendo un corso di BLSD, ossia per il funzionamento del defibrillatore semiautomatico. 5 minuti possono valere una vita umana. A Sansa ne sono pienamente consapevoli, ecco perché ci si attiva nuovamente per cercare di formare il maggior numero di persone nell'uso corretto del defibrillatore semiautomatico. Sabato 25 gennaio sarà una giornata intensa con una doppia seduta di corsi di formazione che il Comune di Sansa ed in special modo il consigliere delle Antonio Citera insieme all'Associazione Sapienza Onlus e all'Associazione Libera Formazione di Informazione sulla Salute ha organizzato presso il Centro di Educazione Ambientale di località Salemme si tratta di un doppio appuntamento. Nel corso del quale i partecipanti saranno formati al primo soccorso in caso di arresto cardiaco, con l'utilizzo del defibrillatore che sarà però distinto in due specifiche fasi. In una prima sessione saranno spiegate le manovre di primo soccorso sugli adulti, mentre nella seconda parte della giornata di formazione saranno illustrate tutte le specifiche manovre che dovranno invece essere effettuate nel caso in cui la persona da trattare con defibrillatore sia un bambino. A partire dalle ore 13.30 fino alle 17.30 personale laico esperto sarà presente a stanza per cercare di formare figure capaci di utilizzare defibrillatori semiautomatici esterni e per la gestione dell'ostruzione delle vie aeree in modo sicuro, tempestivo ed efficace. Il corso di BLSD e di PBLSD prevede il rilascio di un patentino della validità di due anni. Per la prenotazione finalizzata alla partecipazione al corso, che è obbligatoria, ci si può rivolgere alle associazioni organizzatrici. A Salerno invece sabato venerdì prossimo, scusate 24 gennaio, si terrà un seminario formativo dedicato alla figura dell'amministratore di condominio tra i partner del progetto anche la Banca Montepruno. La Banca Montepruno Pruno, sempre vicina agli eventi formativi finalizzati ad accrescere le competenze e le professionalità del capitale umano presente sul territorio su cui opera. Il prossimo appuntamento, a cui l'Istituto di Credito, diretto da Michele Albanese, non ha voluto far mancare il suo appoggio, è dedicato alla formazione e alla presentazione delle novità legislative introdotte che possono interessare la figura dell'amministratore di condominio. Venerdì prossimo, 24 gennaio, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno si terrà un incontro seminario sul tema l'amministratore tra normative ed incombenze, a cui presenzieranno per le relazioni esperti tecnici che saranno chiamati nei loro interventi a focalizzare l'attenzione sulle funzioni stesse dell'amministratore di condominio e sui nuovi obblighi, oltre che sulle opportunità economiche e legislative. Saranno infatti trattati temi che possono essere di particolare interesse per l'amministratore condominiale in maniera ampia, cercando però di trattare tutti i temi di specifico interesse. Il seminario promosso da BMI Italia si aprirà alle ore 14, con la registrazione dei partecipanti di saluti istituzionali. A seguire prenderanno il via gli interventi. Ad aprire i lavori sarà l'ingegnere Edvige Russo che parlerà del ruolo dei professionisti toccando i temi delle competenze tecniche e della necessità della multidisciplinarità. Tra i relatori al tavolo anche il dottor Cono Federico, vice direttore generale della Banca Montepruno, che relazionerà sul tema finanziare il condominio, un nuovo approccio operativo. L'evento, che gode del patrocinio della provincia di Salerno, punta a mettere in luce l'evoluzione del ruolo delicato dell'amministratore di condominio nel contesto immobiliare. E torniamo a Sansa dove ci si prepara per le celebrazioni, di, per la sensibilizzazione sul tema della Shoah nell'ambito della giornata della memoria in programma il 27 gennaio. La comunità di Sansa anticipa la ricorrenza domenica 26 gennaio con un momento di riflessione. Vediamo. Il 27 gennaio, come ogni anno, si celebra il giorno della memoria, una data simbolica che ricorda il giorno in cui nel 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Ogni anno il ricordo di quegli eventi si celebra con mostre, incontri, proiezioni e dibattiti per ricordare una pagina di storia assai tragica che ha segnato profondamente le coscienze e la vita dei protagonisti, ma anche dei diretti discendenti, la comunità di Sanza, anticipando di un giorno la ricorrenza domenica. Domenica 26 gennaio con gli studenti dell'Istituto Comprensivo Locale e con il supporto del gruppo Teatro Sansa offrirà l'occasione di prendere parte ad un momento di riflessione sul tema, attraverso la lettura di testi che saranno distribuiti a chi si recherà in chiesa, proprio per ricordare le storie e il martirio del popolo ebraico, le vittime del nazismo e lo sterminio degli ebrei. L'evento è organizzato su iniziativa del consigliere comunale con delega alla cultura Antonella Conforto, supportata dall'intera comunità e dal parroco Don Giuseppe Spinelli che celebrerà la Santa Missa. La giornata della memoria è una ricorrenza riconosciuta dalle Nazioni Unite e celebrata in Italia dal 2001, dopo che il Parlamento ha votato nel luglio del 2000 la legge per istituirla. Tra i tanti eventi di sensibilizzazione, presa di coscienza, preservazione della memoria, utili a far sì che quegli orrori non si ripetano e anche per riconoscere alle vittime il diritto alla verità, domenica 26 gennaio assanza una giornata dedicata alla memoria per non dimenticare. Ed era questo l'ultimo servizio di oggi, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.